Roma continuano le trattative tra le forze politiche in questa fase di stallo in cui nessun vincitore delle elezioni, M5S e centrodestra, ha i numeri per formare un governo. Anche i colloqui per la scelta dei presidenti delle Camere non sembrano vicini a una soluzione. Luigi Di Maio, leader del M5S, spiega: il dialogo per proporre i presidenti del Senato e della Camera non è semplice. Scrive sul blog 5 Stelle: la scelta delle persone che ricopriranno questi incarichi è cruciale. Stiamo parlando degli arbitri che dovranno dirigere la partita dell'approvazione di buone leggi. La capogruppo M5S alla Camera, Giulia Grillo, ribadisce: come prima forza politica del paese, abbiamo chiesto la presidenza della Camera. E abbiamo incontrato le altre forze politiche per ribadire il nostro metodo: separare le presidenze delle Camere dalla formazione del governo. L'unica certezza della giornata è la convocazione della prima seduta della Camera. Venerdì 23 marzo alle 11. E di quella del Senato. Lo stesso giorno alle 10. 30. Sale intanto il livello dello scontro Berlusconi-Salvini all'interno del centrodestra per il timore di FI che la Lega si smarchi dalla coalizione per formare un asse coi pentastellati. Oggetto del contendere, in particolare, la presidenza del Senato, visto che il M5S rivendica quella della Camera. Renato Brunetta, capogruppo alla Camera, non ci sta al fatto che Palazzo Madama vada al carroccio, rivendicando quella poltrona per Paolo Romani. Per rassicurare l'alleato forzista visibilmente irritato, pari dignità tra FI e Lega o salta tutto, ammonisce Brunetta. Matteo Salvini ribadisce che con Forza Italia c'è totale sintonia e condivisione di programma e di intenti. Una dichiarazione che, però, non convince del tutto i forzisti, soprattutto dopo che qualche giorno fa lo stesso Salvini si era dimostrato possibilista coi grillini. Finora nessun contatto diretto con Di Maio, ma non ne ho pregiudizi, aveva affermato. Ed è ancora Brunetta a ridimensionare il ruolo del leader del carroccio all'interno della colazione. Salvini ha dichiarato: non è il leader del centrodestra. Virgola, è semplicemente il leader del partito che all'interno del centrodestra ha avuto più voti e che, sulla base delle regole che ci siamo dati, ha il compito di fare, se riusciremo a farlo, il governo. Il nodo è sempre lo stesso: la leadership della coalizione e la sua autonomia di movimento. Brunetta ha poi aperto ai Dem. Non si può marginalizzare un partito come il PD, che comunque è il secondo più votato alla Camera. Auspico invece, ha aggiunto, che il PD sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori. Il Partito Democratico, dal canto suo, non intende modificare la linea politica tracciata lunedì scorso in direzione. Il voto degli italiani, ha dichiarato Maurizio Martina, segretario reggente Dem, ha stabilito la nostra posizione. Lavoreremo dall'opposizione.
non saremo indifferenti a ciò che dirà Mattarella. Il nostro compito è prepararci ad essere minoranza parlamentare e a dare il nostro contributo al Paese.